Innanzitutto grazie, ancora grazie a tutti gli ospiti che ieri hanno assistito all'iniziativa con questa sala strapiena. Grazie una volta tanto anche ai giornalisti italiani, che di solito di tematiche internazionali non sono particolarmente appassionati, che però oggi hanno dato sia sui giornali che sulle radio che sulle televisioni adeguato spazio. Alcuni anche ai contenuti. Oggi con più calma e senza le 1500 persone, ciascuna delegazione potrà esprimere qual è il nostro progetto di Europa e da leader della Lega Nord sono contento che accada nel giorno in cui Renzi torna per l'ennesima volta col cappello in mano a chiedere l'elemosina alla signora Merkel, perché a questo tavolo c'è la gente che vuole liberare i popoli europei, servi, servi di Bruxelles che fa gli interessi di altri, ma non dei popoli europei. Quindi per qualche minuto ogni delegazione esporrà la sua relazione e poi ogni giornalista, ricordandoci la testata, può fare una domanda a chiunque ritenga. Saluto e ringrazio anche il governatore del Veneto, Luca Zaia, che è qua oggi insieme a noi. Quindi, Marin, se vuoi cominciare tu, partiamo. Signore e signori giornalisti, è sempre un onore e un piacere per me poter partecipare a questi incontri tra movimenti e leader patrioti a livello europeo. Spesso si sente dire che il Front National è un progetto anti-europeo. Niente è più errato e falso. Il Front National, così come gli altri movimenti che qui incontro, contrariamente è perfettamente a favore della cooperazione, però tra nazioni libere e sovrane. In realtà aderisce allo spirito e al successo dell'Europa degli inizi. L'Europa, così come la pensava per esempio il General de Gaulle o altri grandi uomini europei, ovvero l'Europa dell'amicizia tra i popoli, del rispetto tra le nazioni e dell'associazione intelligente tra le varie potenze che la compongono. Nelle nostre menti l'Europa infatti deve concorrere alla prosperità di ogni nazione e alla pace tra tutte le nazioni. Ora, il progetto europeo, che è stato traviato da decenni attraverso trattati adottati senza una vera e propria adesione popolare e nel caso degli ultimi anche attraverso intimidazione o direttamente addirittura contro la volontà espressa dai popoli, questo progetto porta oggi all'impoverimento delle nazioni europee e al loro disaccordo. Misuro oggi il vigore di alcuni fenomeni e me ne rallegro. Innanzitutto devo constatare l'ascesa nella quasi totalità dei paesi europei dei movimenti patriotici come il mio. Vedo anche in tutte le nazioni europee, con vari livelli e con velocità variabili, delinearsi un'autentica consapevolezza di fronte a questo orrore, ovvero l'Unione Europea. E vedo anche il cammino di speranza formato dai nostri progetti patrioti. I nostri concittadini, dovunque in Europa, capiscono che l'Unione Europea è fuori strada e che le soluzioni ai nostri problemi, diventati giganteschi, passano, stanno in un cambiamento profondo di paradigma. Purtroppo, dovunque i conservatorismi si esprimono in tutta la loro brutalità e spesso, purtroppo, sono sprezzanti nei confronti della democrazia. Manuel Valls in Francia, Jean-Claude Juncker a Bruxelles, Christine Lagarde a Washington sono tutti sconvolti data la disgregazione in corso dell'Unione Europea. È vero che dovunque l'edificio europeista, così come lo hanno progettato maldestramente loro, sta crollando, però voglio far sapere ai cittadini di tutte le nazioni d'Europa, non devono rimpiangere se finisce questo mondo antico. Invece, al contrario, hanno tutto da sperare. E devono trovare ogni speranza del ritorno delle nazioni e delle loro libertà. E a coloro che si preoccupano perché il movimento verso la rinascita delle nazioni europee non evolve con sufficiente rapidità, dico di credere innanzitutto nella saggezza popolare e di continuare a lavorare attivamente perché nasca e si sviluppi la consapevolezza in ogni paese d'Europa.
Il fatto che la moneta unica imponga un'austerità inefficace e infinita e sia da zavorra per le nostre economie, soprattutto nel sud dell'Eurozona, diventa un'ovvietà per molti di noi, soprattutto qui in Italia, dove la maggioranza sta prendendo le distanze. La trasformazione di un euro moneta unica in una moneta comune che consenta l'esistenza di monete nazionali è sempre più necessaria all'interno delle nostre nazioni. Ricordo che ci dicevano che l'euro era il presupposto per la pace tra le nostre nazioni, anzi sembra che l'euro sia portatore di discordia e che l'unico progetto ragionevole della sovranità monetaria sia il garante della pace. Ci saranno voluti infatti le crisi, la crisi dei migranti per risvegliare le coscienze europee in merito alla questione migratoria e dello spazio di Schengen. Da tempo denunciamo l'immigrazione di massa, le conseguenze dei flussi migratori voluti e incoraggiati da Bruxelles e da Berlino fanno che i popoli europei inizino infine a ribellarsi contro questo attentato importante alla loro sicurezza, prosperità e identità. I terribili fatti di Parigi a novembre scorso hanno dimostrato che non era possibile lasciar entrare e circolare liberamente questi milioni di persone che ci era imposto prima di accettare senza fiatare all'interno dei nostri territori. Invece l'interesse delle frontiere interne e nazionali è tornato a farsi strada nella mente dei cittadini europei e vediamo che oggi Schengen sempre di più è quello che noi abbiamo denunciato da sempre, ovvero una sciocchezza e un pericolo importante. I recenti eventi di Colonia hanno dimostrato quale minaccia l'immigrazione di massa faccia pesare sui diritti delle donne e il perdurare delle nostre civiltà occidentali. La libera circolazione degli uomini all'interno del continente, anche questa doveva essere portatrice di pace, invece si porta in realtà al caos e alla violenza. La ragione ci impone invece di far leva sulla capacità di ogni nazione di controllare le entrate sui ingressi sul suo territorio ed è il vero questo fattore della sicurezza e della buona intesa tra le nazioni ed è in questo universo più ordinato che potremo tra l'altro efficacemente coordinare le nostre politiche di lotta contro il terrorismo all'interno dei nostri territori attraverso azioni di polizia, di intelligence e di giustizia. In tutti i campi, tutto sommato, dobbiamo ritrovare una sovranità nazionale per tutte le nazioni europee, è questa che riemerge. La sovranità, i francesi, gli italiani e tutti i popoli d'Europa la possono capire nella sua modernità, ci tutela di fronte agli attacchi economici e migratori, ci consente una vera solidarietà e tutela le nostre identità nazionali e rafforza la coesione popolare. La sovranità non è un concetto antiquato, è la realtà nella maggior parte delle nazioni del mondo oggi, è un concetto del tutto contemporaneo e di cui ognuno oggi capisce meglio in quanto possa concorrere alla pace, alla sicurezza e alla prosperità. Non vieta assolutamente la cooperazione tra le nazioni, invece ci sembra che la cooperazione sia pienamente efficace a condizione soltanto che avvenga tra nazioni libere e rispettose le une delle altre. Avrete capito, mi dispiaccio ovviamente di vedere che stanno soffrendo alcune nazioni europee a tutti i livelli, però voglio anche essere portatrice di un messaggio di speranza per i popoli europei, far capire loro che attraverso le crisi multiple che conosce il vecchio continente possono emergere delle soluzioni. Sono decisamente ottimista e voglio indicare ai nostri popoli un cammino di speranza. I legami di lavoro, ma anche di rispetto e di amicizia che appunto stanno tra i nostri movimenti politici dovunque in Europa stanno delineando questa nuova era di collaborazione tra le nostre nazioni e quindi auguro lunga vita ai nostri movimenti politici, lunga vita alle nostre nazioni libere in Europa e lunga vita alla bella e feconda amicizia che riunisce i nostri popoli. Grazie. Darei la parola a Geert Wilders, che ringrazio per la presenza, che rappresenta il Partito della Libertà, attualmente, stando ai sondaggi, primo partito in Olanda col 30% dei voti. Benvenuto Geert. Thank you so much. Grazie, per me è un grande onore essere qui a Milano oggi e non soltanto perché è la città del mio amico Salvini e anche il nostro alleato Lega Nord, ma anche perché questa è la città in cui nel 2005 è stato assegnato a Oriana Fallaci il massimo premio di Milano, Lambrogino d'Oro, e se lo meritava perché era una
ed è stata una delle donne, delle giornaliste più coraggiose. Ogni volta che arrivo in Italia lo faccio per onorarla. Oriana Fallaci, il cui coraggio, i cui avvertimenti lanciati contro l'islamizzazione, qualcosa che ammira. E il suo libro, La forza della ragione, è stato uno dei migliori che io abbia mai letto, è stato pubblicato nel 2004 e mi ha ispirato personalmente, mi ha ispirato nel fondare il mio partito, proprio quell'anno, un partito che dopo 12 anni è il più importante nei Paesi Bassi, con quasi il 30% dei voti. Grazie all'Italia, grazie a Matteo, grazie a Oriana per la sua ispirazione. Sono molto orgoglioso di essere qui. Oggi la nostra civiltà rimane in pericolo. In realtà il pericolo è ancora più grande di quanto non lo sia mai stato. Siamo di fronte ad una minaccia esistenziale. Questo lo si osserva ovunque, in tutti i paesi dell'Europa occidentale. I nostri confini sono stati aperti ad un'immigrazione di massa islamica. Le conseguenze sono terribili, i costi sono giganteschi, gli attacchi sono orribili, la minaccia di terrorismo non è mai stata così elevata come oggi, quindi occorre agire, reagire. Ecco perché siamo qui riuniti oggi a Milano con un messaggio di forza, di speranza, di unità tra tutti noi e insieme agli amici dell'Italia, della Francia, dell'Austria, del Belgio, del Regno Unito e tutti gli altri paesi abbiamo forgiato un'alleanza, un'alleanza che è una missione storica. La nostra missione consiste nel salvare e nel difendere le nostre nazioni, le nostre civiltà, costruite e fondate sul retaggio della civiltà romana, greca, di Gerusalemme, e la sopravvivenza della nostra libertà, della nostra identità, dei nostri valori sono la posta in gioco oggi. I miei colleghi ed io abbiamo lanciato l'appello della rivoluzione, una rivoluzione pacifica, democratica, per riconquistare la nostra sovranità nazionale, per interrompere questa invasione, per proteggere la nostra gente, le nostre donne, la nostra cultura. Dobbiamo riprenderci il controllo dei confini, dei nostri bilanci, del nostro destino, e la nostra missione è quella di fare quello che dovrebbero fare i governi. Gli italiani dicono basta, è finita la commedia, ma ci sono anche buone notizie, perché Schengen è quasi morto, l'Europa di fatto, l'Unione Europea è quasi morta e l'euro non sopravviverà ancora molto. E l'altra buona notizia è che sempre più persone, milioni di persone si sono unite al nostro movimento. È un lancio patriottico e le nazioni europee dovranno essere difese, non consentiremo l'attacco, i popoli non lo accetteranno, non lo consentiranno, resisteranno a questo attacco, perché la gente non vuole più politici che svendono le proprie nazioni, ignorando i desideri della popolazione, dei cittadini, che agiscono politicamente, in modo politicamente corretto, ma in modo codardo. Quello di cui abbiamo bisogno oggi è leadership, politici coraggiosi, diversi, molto diversi da coloro che oggi rappresentano il popolo in parlamenti fittizi, dove fanno esattamente il contrario di quello che la gente vuole. E dico, ora basta. La maggior parte di noi riuniti attorno a questo tavolo siamo in testa ai sondaggi in tutti i nostri paesi e siamo politicamente politici di successo, perché difendiamo questi principi che ho definito i principi del nuovo patriottismo. Il primo è che vogliamo chiudere i nostri confini di fronte all'immigrazione di massa dai paesi islamici, vogliamo fermare questo tsunami dell'asilo politico. Se diventassi il primo ministro dei Paesi Bassi il prossimo anno, la prima cosa che farei sarebbe di chiudere immediatamente i confini olandesi. In secondo luogo, dobbiamo proteggerci contro la
la minaccia terrorista, non vogliamo i jihadisti nel nostro paese e dobbiamo ripristinare la sicurezza per i nostri cittadini, in modo particolare le donne. Non ci devono essere più stupri o jihad sessuale. E ricorderete che l'ultimo dell'anno soltanto nella città di Colonia sono state attaccate 1000 donne, sono state stuprate e finora sono stati presi soltanto 30 sospetti e metà di loro sono rifugiati politici, e questo è inaccettabile. Chiudere i nostri confini è un passo importante per raggiungere una maggiore sicurezza nei nostri paesi. In terzo luogo, non vogliamo miliardi di soldi dei contribuenti investiti e spesi a Bruxelles per i bailout e per coloro che chiedono asilo politico. Devono essere investiti per i nostri cittadini, nei nostri paesi. In quarto luogo, abbiamo scelto e scegliamo la sovranità nazionale e non Schengen, l'Unione Europea. La capitale dei Paesi Bassi è Amsterdam e non è Bruxelles. Ricopriremo la sovranità nazionale e ci libereremo dei politici non eletti di Bruxelles. E in quinto luogo, ultimo ma non da ultimo, vogliamo fermare l'islamizzazione della nostra società. Dico basta, abbiamo scelto la libertà e non accetteremo altri compromessi. Signore e signori, è giunto il momento di fermare la marcia di follia delle élite per salvare i nostri paesi, e questo è quello che si aspetta la gente da noi. Ecco perché tanti sono coloro che ci sostengono, e questo è quanto va fatto, e questo è quello che faremo. È il nostro dovere come leader politici. Cercheremo di rendere più sicuri i nostri paesi, sovrani ancora, grandi ancora, e ce la faremo, perché la gente, i popoli e la verità sono dalla nostra parte. E lasciate che concluda ricordandovi di qualcosa che Oriana Fallaci una volta ha avuto modo di dire, e la cito. Ha detto: è una menzogna dichiarare che la verità è nel mezzo. No, cari, a volte la verità sta soltanto da un lato. Fine della citazione. E in effetti la verità, signore e signori, è solo da un lato, è dal nostro lato. Quindi abituatevi all'idea, siamo noi il futuro. Grazie. Grazie Gert, grazie anche per aver ricordato Oriana Fallaci, perché per me è motivo di orgoglio, perché quell'ambrogino d'oro glielo feci ottenere io come capogruppo in Consiglio Comunale della Lega Nord nel 2005, quindi è una delle cose di cui vado orgoglioso. Heinz Christian per la FPÖ. Bene, gentili signore e signore. Ieri abbiamo tenuto un congresso estremamente interessante sul futuro d'Europa, e a tale proposito vorrei ringraziare gli esponenti della Lega Nord e Matteo Salvini per questa importante iniziativa che è stata organizzata qui a Milano. Noi conveniamo tutti quanti che l'Europa rappresenti la cultura europea, ma in modo irresponsabile ha accettato e ha accolto questo esodo di massa. Ed è davvero drammatico constatare come l'Unione Europea, ma anche gli esponenti degli stati nazionali, abbiano fallito e abbiano spinto l'Europa nel caos. Basti pensare alla cancelliera tedesca Angela Merkel, il cancelliere austriaco Faymann, che hanno accolto questo esodo di massa di 1,5 milioni di persone senza un controllo dei passaporti, senza alcuna registrazione ai confini. E questa è una violazione della legge. I trattati di Schengen sono stati bypassati, il trattato di Dublino, e in questo modo ci si è comportati in modo irresponsabile, mettendo a repentaglio e mettendo in pericolo i popoli di tutti i paesi europei, perché chi ha valicato i confini molto spesso era anche un criminale, e spesso
si è cercato di far passare queste persone per profughi, ma non si tratta di profughi nel senso della Convenzione di Ginevra. Noi sappiamo che probabilmente oltre l'80% di queste persone non sono profughi nel senso della Convenzione di Ginevra. Si tratta semplicemente di un esodo per motivi economici, si tratta di un nuovo esodo di massa, di una vera e propria invasione di paesi arabi, di paesi musulmani, ma anche di paesi africani, che comporta una islamizzazione dell'Europa. E noi non vogliamo un'islamizzazione dell'Europa, e questa è la nostra responsabilità nei confronti dei cittadini, dei nostri stati e delle nostre nazioni. Questo è il nostro compito e, gentili signori e signori, abbiamo vari fallimenti a diversi livelli. L'Unione Europea non risolve i problemi, bensì è parte del problema, perché fallisce a diversi livelli. Per quanto concerne l'esodo di massa, i confini esterni di Schengen, che non sono assicurati, fallisce nell'euro, una moneta che ci è stata imposta e che lentamente ci sta espropriando, creando un'unione dei debiti contro i trattati stessi dell'Unione Europea, violando quindi i trattati dell'Unione Europea e tradendo ancora una volta i cittadini europei. Occorre pertanto ripristinare, ricreare le nostre forze in Europa. Noi, grazie alla Lega Nord, diventiamo sempre più forti. Matteo, in ultima analisi, è davvero una persona che si impone sempre più anche a Renzi. Le Pen potrebbe diventare la prossima presidente della Francia. Wilders rappresenta la forza politica principale nei Paesi Bassi e noi in Austria siamo indubbiamente il partito più forte, con una percentuale dell'elettorato tra il 30 e il 40%. Quindi in Europa ci sono dei buoni presidenti. E l'Europa agisce ovviamente nell'interesse, deve agire nell'interesse della propria popolazione. Questo è anche l'obiettivo che ci siamo posti. E chi non tutela, non protegge i propri confini, bensì li mette a repentaglio la sicurezza, la libertà e la democrazia e l'ordine del proprio paese, dei propri cittadini. Chi non è disposto a chiudere i propri confini è anche responsabile della crescita del terrorismo nell'Europa e nelle nostre società. E noi, e questa è anche la mia posizione, noi vogliamo garantire che questa pressione venga via via a crescere sui nostri governi, che questa pressione nei confronti di questa Europa centralistica, che noi non vogliamo più, noi vogliamo un'Europa federalista, noi incrementeremo, accresceremo questa nostra pressione e non accetteremo che la sicurezza e il futuro in Europa continui ad essere messa a repentaglio come accade oggi. Vorrei tracciare un confronto. Ogni aeroporto, ogni stadio è sotto osservazione, sotto controllo, gli accessi sono controllati, non tutti vengono ammessi e solo le persone autorizzate e registrate possono varcare la soglia di uno stadio per assistere a una partita di calcio. Immaginiamo che lo stesso non fosse accaduto nello stadio il 13 di novembre, quando è successo quanto è successo. Immaginiamoci cosa sarebbe accaduto. Deve essere una ovvietà. Come oggi si controllano migliaia e migliaia di persone negli aeroporti e li si lascia accedere agli aerei solo con una precisa autorizzazione, con un biglietto, bene, lo stesso deve essere fatto ai confini e chi non lo fa viola la legge. Viola la legge, viola quelli che sono gli interessi di tutela e di sicurezza dei propri cittadini. E se l'Unione Europea non è in grado di proteggere i propri confini, allora Schengen non ha più alcun significato, è svuotata di alcun significato.
E questo esodo di massa allo stato attuale ha una grande portata perché? Perché lascia accedere all'Europa i terroristi che hanno una religione differente dalla nostra, terroristi che non rispettano, persone che non rispettano le nostre donne, che vengono considerate miscredenti. Lo abbiamo potuto riscontrare a Colonia, ma anche in molte altre città, ad esempio in Svezia, dove le donne sono state aggredite e insultate, si è abusato di loro proprio perché sono considerate miscredenti e quindi al pari degli animali. Ma che razza di sviluppi sono questi? E poi riscontriamo anche il comportamento dei media che cercano di insabbiare tutte queste informazioni. E questi sono sviluppi che mettono a repentaglio la nostra democrazia e il nostro futuro. E noi dobbiamo intervenire per cercare di risolvere questi problemi definitivamente. Giungo alla conclusione. Occorre innanzitutto evitare che si abusi del diritto all'asilo. Noi abbiamo persone che all'incirca per il 20% provengono da regioni in guerra, dall'Iraq e dalla Siria, e che sono state accolte in Turchia e anche nei paesi confinanti. Ma ci sono molte persone che invece non provengono da aree di guerra e non deve esistere la possibilità che le persone attraversino diversi paesi per poter raggiungere la destinazione che desiderano raggiungere. Esiste il diritto all'immigrazione, ma esiste anche il diritto alla patria, e questo diritto alla patria noi vogliamo poterlo attuare perché i responsabili politici allo stato attuale hanno avviato un vero e proprio suicidio dei nostri popoli e delle nostre nazioni e stanno gettando l'Europa del caos, e noi non accetteremo che ciò accada, faremo di tutto per poter salvare la nostra civiltà occidentale, facendoci carico della responsabilità dei nostri cittadini, anche della responsabilità sociale. Sappiamo tutti quanto sono cresciuti i costi dei nostri sistemi sociali. Questo esodo di massa non può più essere finanziato, ma si cercherà di ribaltare i costi sui cittadini. Tutto questo non è equo, non è giusto e noi dobbiamo porvi fine. Noi vogliamo un futuro sicuro ed equo per l'Europa e vogliamo ripristinare la sovranità e il potere nazionale. Grazie. Grazie Heinz. L'ultimo dei leader al tavolo insieme ai colleghi di Europarlamento che ringrazio è Tom van Grieken del Vlaams Belang. Ogni volta per me è un onore essere in mezzo a questi amici eloquenti e voglio ringraziare Matteo in modo particolare per tutto il lavoro che abbiamo fatto insieme, benché apparteniamo a culture e a appartenenze politiche diverse, noi siamo ben consapevoli delle minacce che l'Europa deve affrontare, come è stato già detto dai precedenti oratori, siamo di fronte ad un esodo di massa, dovremmo proteggere i cittadini perché rimangono nei loro paesi, dovremmo proteggere anche i confini europei, paesi come l'Ungheria che cercano di proteggere i propri confini, non dovrebbero essere insultati come viene fatto regolarmente, dovremmo anzi complimentarci con loro. I paesi che vogliono il nostro denaro ma che rifiutano di proteggere i confini europei dovrebbero essere puniti, e in terzo luogo dovremmo essere in grado, così come si chiude la porta della propria casa, ogni paese dovrebbe chiudere e controllare i propri confini e dopo una procedura per richiedere asilo politico, una volta che si è completato, ci dovrebbe essere un piano di rimpatrio. E l'altro grande pericolo che ci troviamo ad affrontare è proprio la correttezza politica che ha come capitale Bruxelles. Che è anche la capitale della jihad oggi. Chiudere gli occhi di fronte a questo pericolo di islamizzazione significa che ogni attacco islamista o terrorista ha un collegamento con Bruxelles oggi, e voglio scusarmi con Marine e tutti i francesi
per il fatto che le armi e i terroristi siano venuti soprattutto dal mio paese, musulmani che sono stati in grado appunto di ingannare l'elite politica. E mi scuso con Marine perché il mio paese ha peccato di incompetenza con un'elite politicamente corretta. Proprio per questa correttezza politica nel mio paese il 66% della popolazione islamica ritiene che il Corano sia più importante delle nostre leggi democratiche, e Mohammed è il nome più diffuso a Bruxelles. 7 su 10 maschi hanno un nome arabo, il 45% dei nostri prigionieri sono musulmani e più di 10.000 sono i fondamentalisti che vivono a Bruxelles secondo le stime. Riteniamo che sia nostro dovere proteggere le libertà individuali dei cittadini europei. Oggi queste libertà individuali vengono attaccate, la libertà di parola, la separazione tra lo Stato e la Chiesa, l'uguaglianza tra gli uomini e le donne. Tutti questi valori vengono messi sotto attacco per l'afflusso di persone che non condividono questi valori. Se vogliamo mantenere questa libertà, questi valori individuali, dovremmo difenderli. Ecco perché sono molto orgoglioso di sedere qui. Persone, partiti che hanno fatto come proprio obiettivo proprio questo. Signore e signori, il nostro obiettivo non è diverso dal nostro nome, un'Europa di nazioni e di libertà. Vi ringrazio per l'attenzione. Grazie a voi. Adesso, se ciascun giornalista con nome e testata rivolge una domanda, sono e siamo a vostra disposizione. Buongiorno, Luca Moriconi, Rai News 24. Di fronte a quello che voi chiamate il fallimento di Schengen, c'è la possibilità che appunto si ritorni ai controlli, alle frontiere. Ecco, l'Italia, lo chiedo sia a Matteo Salvini che ovviamente a tutti gli altri leader, non rischia a questo punto di vedere questo fenomeno migratorio sempre più presente all'interno delle proprie coste? Parliamo degli sbarchi a Lampedusa o nel sud dell'Europa, che molti avevano definito frontiera dell'Europa, e per questo avevano chiesto un aiuto proprio a Bruxelles per gestire questo sbarco migratorio. Cioè, non si rischia che poi ci sia un collasso ulteriore in Italia? Grazie. Purtroppo l'Italia arriva sempre per ultima, e quindi il governo italiano dovrebbe avere appunto il dovere di difendere i suoi confini. Però io leggo che Renzi dalla Merkel stanno parlando di quanti soldi regalare alla Turchia e quindi ai terroristi islamici. Purtroppo l'Italia e l'Europa sono governati da complici di chi finanzia e organizza questa invasione, che è studiata a tavolino. Fossi io al posto di Renzi, userei le navi della Marina militare per salvare vite e riportare ai porti di partenza coloro che sono su queste barche, difendendo i confini, invece che aiutare gli scafisti e finanziare l'ISIS. Il governo italiano sta aiutando sostanzialmente il terrorismo islamico. Ho qualche mot. Poche parole per additare l'ironia e il cinismo di questi dirigenti europei che appunto hanno aperto le loro porte agli emigranti, che sono stati così generosi. La posizione era di Matteo, la condivido, è una posizione che difendiamo da tempo, e forse avremmo evitato al primo ministro svedese di coprirsi di ridicolo, perché oggi è costretto appunto a organizzare dei charter per rimandare 80.000 migranti illegali. Le soluzioni esistono, le soluzioni sono esattamente il contrario di quanto è attuato da decenni sotto il controllo della Merkel.
di fronte alla quale molti dirigenti europei sono sottomessi. Le soluzioni sono quelle dell'Australia, con risultati notevoli: zero migranti clandestini in Australia, nessun morto, nessuna vittima al largo delle coste dell'Australia. Yes, well. Schengen, un Schengen che non funziona, uno Schengen morto sarebbe la cosa migliore, perché l'Europa non dovrebbe essere quella che decide chi accettare in quale paese. E invece quello che sta succedendo ora è l'Europa di Bruxelles che decide chi entra nel nostro paese, nella nostra nazione. Questa è la risposta principale. La realtà oggi è anche che l'Europa è assolutamente incapace di proteggere e difendere i propri confini. Il risultato è che abbiamo uno tsunami di coloro che cercano asilo, che richiedono asilo politico, ma non lo sono in realtà, come diceva il nostro rappresentante Strzok. L'Austria è che attraversano tanti paesi, quindi non devono essere considerati come profughi ma come migranti, perché costa tanto questa migrazione. In Olanda tanti provvedimenti di austerità, miliardi di tagli sono stati fatti nei confronti degli schemi pensionistici e sanitari, per poter dare milioni di euro all'Europa, per poter salvare le banche, per poter sostenere i richiedenti asili. Quindi sarebbe una giornata fantastica da celebrare con una bottiglia di champagne, se non rimanesse nulla di Schengen. Ja, genau. Sì, e proprio a questo volevo fare riferimento. La cancelliera Merkel sta distruggendo l'Europa con la sua cultura dell'accoglienza e degli inviti. La Germania nel corso dell'ultimo anno ha accolto ufficialmente 1 milione di persone, ma secondo stime non ufficiali 1,5 milioni di persone. Noi sappiamo allo stato attuale che molti non sono stati registrati, ma anche quelli che sono stati registrati in parte sono scomparsi nel mondo sommerso, e si tratta di centinaia di migliaia di persone. E dove sono andate queste persone? Queste persone possono circolare liberamente e andare in Francia, in Belgio, in Italia. E questo è uno sviluppo irresponsabile. Noi sappiamo che lo Stato islamico ha annunciato l'islamizzazione dell'Europa, ha annunciato di voler far entrare in Europa i terroristi, ha anche annunciato di voler condurre una campagna e di voler effettuare attacchi terroristici in Europa, e noi abbiamo dei politici che accettano tutto ciò. L'Australia è stato un vero e proprio modello, no way. Ha utilizzato le navi militari sulla base di un comando ben preciso, vale a dire il comando in Australia è chiaro: noi vi rispediamo nei vostri paesi di provenienza. E qual è la decisione invece dell'Unione Europea, Frontex, e quindi di inviare delle navi per far sì che le persone che provengono dall'Europa vengano salvate, il che è positivo, ma poi il comando va nella direzione sbagliata, vale a dire queste persone non vengono rispedite nei loro paesi di provenienza, dicono che non ha alcun senso, no, queste persone vengono portate in Europa e in Europa vengono ridistribuite, e questo è lo sviluppo che noi vogliamo sospendere, che noi vogliamo interrompere, e questa non è neppure la volontà politica che esiste allo stato attuale. Noi abbiamo questa volontà politica, gli altri non ce l'hanno, ed è questa la decisione politica che va presa. Ed io sono convinto che la maggior parte dei popoli europei, se potessero votare in merito, se potessero condurre un referendum come ad esempio in Svizzera, bene, se potessero votare, allora l'80% di tutti i cittadini europei si esprimerebbero a favore della sicurezza dei confini, della chiusura dei confini, di porre fine a questo esodo di massa, perché le persone sentono e percepiscono e sanno che questo
condurrà a uno sviluppo sociale e culturale che porterà problemi, conflitti. I nostri bambini forse non potranno più godere di un futuro di pace, e anche il terrorismo e la minaccia di conflitti e di violenza in Europa continueranno ad incrementare, e noi non lo vogliamo, ed è proprio questo che è possibile. Posso? Sono Tommaso Cinquemai, di Affari Italiani. Lunedì è stata lanciata la macro regione alpina, di cui parte la Francia, l'Italia, la Germania, l'Austria, una serie di paesi. La mia domanda era rivolta principalmente a Marine Le Pen, ma poi a chiunque voglia rispondermi, se questo è un tipo di Europa auspicabile, cioè un'Europa fondata su macro regioni, aree omogenee dal punto di vista sociale ed economico, e se questa può essere un'alternativa all'Europa che viviamo adesso. Grazie. Io credo nelle nazioni. La nazione non è soltanto un'entità territoriale, la nazione è un popolo, una storia, è fatta anche di una lingua, di una cultura, è anche una diversità, la grande diversità delle nazioni alla quale noi teniamo tantissimo. Che possano esistere forme di cooperazione tra regioni frontaliere, ma non abbiamo inventato nulla, onestamente, questo esiste già ed è anche legittimo che esista. Però io continuo ad essere convinta del fatto che la nazione, che è sede di sovranità e sede quindi democrazia, è importante, perché non esiste democrazia senza sovranità. Quindi la nazione è la struttura più performante per garantire prosperità, sicurezza e per difendere anche l'identità dei nostri popoli. Donc l'Europe des nations. Quindi l'Europa delle nazioni, questo è il nostro progetto. Scelta dei popoli, a differenza di quello che impedisce di fare Bruxelles, con i popoli che possono e devono decidere se, come e con chi riorganizzarsi e autogovernarsi, cosa che ad oggi sia Bruxelles che in chiave italiana è assolutamente impedito. L'importante è che scelgano i cittadini. In Olanda i cittadini voteranno addirittura sull'accordo fra Unione Europea e Ucraina. In Italia la Costituzione vieta ai cittadini di votare su qualsiasi tematica internazionale, che è una follia. Quindi superare le attuali frontiere è solo positivo dal mio punto di vista. Posso aggiungere qualcosa ripetendo quanto ho già detto ieri? So che alcuni giornalisti cercano appunto ad opporsi dicendo: ma su quel punto non siete mica d'accordo e su quell'altro nemmeno. Ma credo che non capiate la filosofia che condividiamo noi. Siamo dei difensori della sovranità, non vogliamo che ci venga imposto a forza un modello, lo stesso modello per tutti, perché siamo i difensori delle diversità che ci appartengono, e quindi non sostituiremo questa forma di terrorismo di cui siamo vittime da parte di Bruxelles con un altro terrorismo che vorrebbe che io francese imponga all'Italia il mio modo di vedere, o che io francese imponga ai Paesi Bassi o all'Austria il mio modo di funzionare. Ogni popolo è libero e deve decidere a casa sua, ogni popolo deve decidere della sua organizzazione politica, la forma che deve avere la sua economia, la qualità della diversità, delle relazioni che deve intrattenere con i paesi di cui da solo decide. Questo ovviamente non impedisce, non vieta la cooperazione o progetti comuni, ma progetti decisi liberamente da ognuno e che siano conformi agli interessi di ognuno. Quindi coloro che cercano incoerenze fra di noi non ne troveranno, perché forti di questa difesa della sovranità e della democrazia siamo in grado gli uni e gli altri di rispettarci, di essere amici e di restare noi stessi. Bonjour, Camille Gérard. Camille Gérard, Europe 1, giornalista francese. Vorrei alcune precisazioni sulla posizione del vostro gruppo sulla questione islamica.
Secondo voi c'è posto per l'Islam in Europa? E Madame Le Pen, in che misura condivide il punto di vista di alcuni dei suoi alleati politici su questo punto? Geert Wilders prima ci parlava di un rischio di islamizzazione delle nostre società, di jihad sessuale. O Matteo Salvini considera che oggi l'Islam non adempia alle condizioni per poter avere il suo posto in Europa. Grazie. Ma lei è davvero prevedibile. Nonostante il fatto che abbia risposto alla sua domanda prima ancora che lei la facesse, lei me l'ha rifatta. È molto francese come approccio. Quindi ripeterò quanto ho già detto. Conoscete perfettamente la mia posizione, sapete perfettamente che il Front National è un movimento privo di ogni confessione e che noi riteniamo che non giudichiamo i nostri concittadini in base alle loro religioni, ma riteniamo che tutti devono invece rispettare le leggi comuni. Sapete che io lotto contro il fondamentalismo islamico e questo fondamentalismo islamico siamo tutti d'accordo per dire che ha adottato posizioni, che sta progredendo, che ha acquisito terreno e poteri in molte delle nostre reti sociali, in alcuni dei nostri quartieri, in alcune delle nostre città, senza che i nostri dirigenti politici intervengano per appunto ostacolarlo sulla sua strada. E questo indubbiamente porta a degli attacchi nei confronti dei diritti delle donne. Il jihad sessuale sembra essere scioccante, invece queste aggressioni sessuali nei confronti delle donne sono un'arma utilizzata dai fondamentalisti. Utilizzano questa arma, abusano di quest'arma nei loro paesi e cercano di utilizzarla e abusarla anche nei nostri paesi. Sì, sicuramente io mi ergerò per difendere i diritti delle donne e mai accetterò che i valori, i nostri valori, la dignità della donna, i diritti della donna possano essere calpestati da comportamenti che sono veramente agli antipodi rispetto ai nostri valori. Ora sapete che sicuramente ci sono delle divergenze talvolta nelle percezioni tra di noi. È un fatto. Ma non è una difficoltà. Visto quanto ho detto prima che lei mi facesse la sua domanda, ogni popolo ha il diritto di decidere democraticamente come vuole che sia organizzata la società in cui vive. Le mie posizioni sono chiare, quelle di Geert Wilders possono essere diverse, quelle di Matteo talvolta lo sono, ma appunto poi andiamo di pari passo sull'essenziale e questo ci consente di avere e formare un gruppo del tutto coerente. Una parola. L'Islam di oggi, che interpreta alla lettera e fanaticamente il Corano, dal mio punto di vista, è assolutamente incompatibile con le libertà e i diritti conquistati in anni di battaglie nei paesi occidentali. Questa è la mia molto semplice posizione. Yes. Well, I agree with... Sì, sono d'accordo con entrambi, Marine e Matteo. Condividiamo tanti aspetti così cruciali e importanti. Siamo partiti che vogliono riconquistare la propria sovranità nazionale, chiaramente nel rispetto delle differenze e delle divergenze che esistono. Io sono convinto, il mio partito è convinto, come dicevo a Matteo, che il vero Islam, l'Islam del Corano, l'Islam del salafismo, del wahabismo, l'Islam della vita di Maometto
non è compatibile con la libertà. Vivere l'Islam è un crimine per cui le persone possono anche essere uccise. Questo non ha nulla a che vedere con la libertà e la democrazia. Pensiamo che cosa è successo in Europa nelle ultime settimane, l'attacco alle donne, la mancanza di rispetto nei confronti delle donne. Non è soltanto un aspetto religioso, ma è anche culturale e non dovremmo accettarlo. Quindi sono convinto che l'Islam sia una minaccia e anche il mio partito opera però una distinzione tra l'ideologia e le persone. Ovviamente meno Islam ci sarà come partito, meglio sarà, ma tutti i musulmani che rispettano le nostre leggi, che rispettano i nostri valori, la nostra Costituzione, bene, mai li costringeremo a lasciare il nostro paese e li tratteremo come tutti gli altri cittadini. Questo non significa che accettiamo altra immigrazione, no, questo no, ma questo non significa che non organizzeremo appunto degli schemi per accettare dei migranti, per cui se qualcuno comunque ha una doppia nazionalità dobbiamo essere in grado di rimpatriarlo se commette un crimine. E questa è la mia risposta. Dal mio punto di vista è una posizione molto chiara. L'islamismo non fa parte dell'Europa e non fa parte neppure non fa parte né dell'Austria né dell'Europa. Ovviamente noi rispettiamo ogni religione, ogni credo, ma è una questione privata. E noi constatiamo uno sviluppo in cui molti abusano della religione o del credo, soprattutto nell'islamismo. E l'islamismo non viene più definito solo come una religione, bensì come una politica, come ordine sociale, come un ordine quale appunto la Sharia, in cui si abusa e ci si comporta in modo irrispettoso nei confronti delle nostre leggi, del nostro ordine. Io giudico le persone per come si comportano nei confronti delle nostre leggi e delle nostre costituzioni. E quindi mi chiedo, se qualcuno ritiene che le donne non debbano avere pari diritti, e se pensiamo che le donne debbano essere suddite, se pensiamo che il diritto islamico possa prevedere che le donne possano essere picchiate, allora la nostra società non ha perso nulla se non vi è l'islamismo. E tutto questo viene motivato con l'islamismo, anche i delitti d'onore. I delitti d'onore sono considerati delitti assolutamente giustificati. Allora questo islamismo non ha posto nella nostra società. E noi cristiani o gli ebrei veniamo considerati miscredenti. Bene, allora l'islamismo non può avere posto nella nostra Europa, perché la nostra Europa ritiene che tutti gli altri credi siano di pari livello e che nessuno possa essere insultato in quanto miscredente. E questi sono i presupposti che devono essere verificati e che devono esistere nei nostri paesi. Ovviamente è importante affrontare apertamente molte tematiche. Molti nell'Islam parlano di religione di pace, definiscono l'islamismo come religione di pace. Ma se consideriamo che spesso nell'islamismo si insegna che occorre prima un'islamizzazione e poi vi essere una pace, che questa pace debba essere imposta con le armi, bene, queste sono le basi dell'islamismo e molti ritengono che il mondo debba essere islamizzato e che occorrano guerre fin tanto che il mondo non sia stato islamizzato e solo poi si potrà avere la pace. Ma questo non corrisponde alla nostra immagine, alla nostra visione del mondo, e non è questo che noi vogliamo, ed è per questo che è importante interpretare e affrontare le diverse interpretazioni, perché non si può accettare che
che il Corano debba essere seguito pedissequamente, perché se ciò accade allora dobbiamo davvero riflettere criticamente, perché se le persone vengono schiavizzate, uccise o vendute, bene, allora dobbiamo davvero chiederci che cosa vuole l'islamismo. Pensiamo all'Arabia Saudita e alle decapitazioni, alle uccisioni. Noi vogliamo avere questo tipo di sviluppi in Europa? No, e se violiamo i diritti umani, allora mi chiedo perché i politici invitano poi gli esponenti di questi paesi dove avvengono questi episodi, rinnegando poi la propria cultura e coprendo le statue, come è accaduto a Roma. Prego, domande veloci. Attorno a questo tavolo ci sono persone ragionevoli, vero? E queste persone lottano non contro l'espressione pacifica di una religione a titolo individuale, ma lottano contro coloro che utilizzano la religione come un progetto politico, che vogliono imporre un progetto di società attraverso la violenza. Manuel Valls parlava di islamofascismo, infatti. Una domanda per Madame Le Pen, per il signor Wilder e il signor Strache. Effettivamente nei vostri rispettivi paesi voi siete in testa ai sondaggi, però non avete alleati, e senza alleati difficilmente si raggiunge una maggioranza e quindi la possibilità di governare. Non credete che la radicalità stessa delle vostre posizioni vi condanni a un'opposizione perenne? No, assolutamente no. Non lo credo. La nostra lotta è difficile contro partiti che effettivamente si alleano, anche se per anni hanno voluto far credere che i loro progetti erano diversi, però vediamo che un'elezione dopo l'altra sempre di più i nostri concittadini si fidano di noi, e sono convinta che il nostro arrivo al potere nei nostri vari paesi fa sicuramente parte del futuro. Spetta a noi che questo succeda il più rapidamente possibile, perché la situazione dei nostri paesi sta deteriorando in modo violento, e quando ci siamo alleati con Matteo la Lega era data al 4% nei sondaggi. Oggi è il primo oppositore a Renzi. Nelle legislative del 2007 il Front National aveva fatto il 4,5, oggi è il primo partito in Francia e lo è stato alle elezioni europee, alle elezioni dipartimentali e regionali, quindi elezione dopo elezione ci stiamo invigorendo. L'unico alleato di cui abbiamo bisogno, signore, caro signore, è il popolo, è lui che decide. E noi appunto ci fidiamo del popolo. Sono assolutamente d'accordo. Il popolo non va ignorato, non può essere ignorato, e il popolo non verrà ignorato. Qui attorno al tavolo vedete almeno tre politici, il Front National, il Partito della Libertà, il Partito Austriaco, che rappresentano i partiti più importanti nel loro paese, e queste persone sono milioni in ogni paese, certo in Olanda, in Austria, in Francia. Queste persone non sono fondamentaliste, non sono radicali, sono persone normali che sono preoccupate di quello che i politici stanno facendo, si rendono conto che l'elita al potere sta facendo l'opposto di quello che vogliono. Sono convinto che riusciremo a governare, sono convinto che riusciremo a sostituire molti dei partiti del passato. E non fidatevi dei politici. Nel mio paese ci sono politici che dicono che non collaboreranno con noi, l'hanno già detto. E come terzo partito abbiamo contribuito ad un governo di coalizione.
Ma se diventassimo il partito più grosso, più importante, sono sicuro che questa rivolta, questa rivoluzione democratica di cui sto parlando, non accetterà alcun partito politico del passato che ignori la voce del popolo, e questo non lo consentiremo. Was wir seit die Ramazan. Bene, ciò che facciamo da diverso tempo e ciò che constatiamo da diverso tempo in Europa è che vi sia una sorta di fascismo opinionista di sinistra. Noi rifiutiamo ogni forma di fascismo e di violenza. Noi constatiamo una sorta di fascismo opinionista che scredita le nostre idee, che ci diffama e che ci mette con le spalle al muro, in un angolo. Noi siamo gli esponenti, siamo i rappresentanti della normalità in Europa, e se noi troviamo una ignoranza arrogante che ignora i popoli e che fa sì appunto che i partiti via via perdano la propria legittimazione, perché perdono il sostegno della propria popolazione, perché escludono la propria popolazione, perché non ascoltano i desideri e le opinioni e i pareri della propria popolazione, bene, questo non è democratico, ed è per questo che il numero di elettori di questi partiti continua a diminuire. Noi abbiamo dei partner al governo in Austria nel 2013, in occasione delle ultime elezioni avevamo raggiunto la soglia del 20%. All'epoca non abbiamo potuto trovare un partner per la nostra coalizione, e nelle ultime elezioni siamo saliti al 30-40% dell'elettorato, e se appunto le elezioni fossero quindi state condotte quest'anno, le elezioni nazionali, noi avremmo sicuramente trovato degli alleati. Bene, noi abbiamo avuto delle elezioni regionali, nel Burgenland ad esempio siamo partner della coalizione di governo, nell'Alta Austria, la terza regione più grande dell'Austria. Oggi siamo in una situazione in cui abbiamo il 31% dell'elettorato, quindi la popolazione ci ha sostenuto, di conseguenza non ci possono più bypassare, e questo con il Partito Popolare Austriaco. Quindi non possiamo più essere esclusi grazie al sostegno del popolo e grazie invece alla crescente debolezza degli altri partiti politici. Conseguenza, vi chiedo di essere realisti anche a Vienna, dove siamo stati esclusi nonostante il 31% dell'elettorato. Avevamo un terzo dell'elettorato, e quindi grazie al nostro potere, grazie alla nostra forza, proprio sulla base della nostra Costituzione, non ci possono più bypassare. Io credo che questo vada rispettato, e di conseguenza bisognerebbe chiedere invece agli altri che non sono disposti a coinvolgere nei processi democratici un terzo della popolazione. Forse sono loro i veri fascisti. Buongiorno, avrei una domanda. Aurélien Cory, France Inter, una domanda per la signora Le Pen. In Francia abbiamo l'impressione che lei cerchi un linguaggio più pacifico e che divide meno. E lei presenta un'opposizione europea che è improntata alla costruzione, ma lei è stata anche eletta presso il Consiglio regionale del Nord-Pas-de-Calais-Picardie, in cui una seduta ieri si è tenuta molto lunga. Mi rendo conto che è una domanda francese, però questo tipo di derapage nazionale non può ledere ai suoi sforzi di normalizzazione sia dal punto di vista nazionale e europeo, cosa che sta oggi facendo con i suoi colleghi eurodeputati? Ma prima era Europa, adesso France Inter. D'accordo. Credo che la sua domanda sia ridicola.
Sicuramente non, questa domanda non è adeguata all'evento di oggi, questo nuoce alla professione dei giornalisti. Ci sono altre domande? Buonasera, volevo sapere, a breve potrebbe essere deciso negli Stati Uniti, ma un intervento militare in Libia, a cui potrebbe partecipare l'Italia, forse anche paesi. Io volevo sapere da Marine Le Pen, Geert Wilders, il signor Strache, cosa, e anche Matteo Salvini ovviamente, cosa ne pensano di, da una parte il califfato in Libia, a sud delle coste europee, dall'altra l'ipotesi di intervento militare. Grazie. Io penso che l'ISIS sia arrivato dove è arrivato per colpa di Bruxelles e dei governi europei. La guerra in Libia è stato uno degli atti più folli, demenziali e criminali degli ultimi anni. E altresì penso che in questo momento sradicare l'ISIS dalla Libia e soprattutto dalla Siria con ogni mezzo possibile a disposizione sia una emergenza. Hanno fatto tanti interventi militari a sproposito in giro per il mondo, e ricordo le cosiddette primavere arabe sponsorizzate da altri. Per quanto riguarda l'ISIS, ogni minuto perso è una vita morta. Quindi non capisco come a Bruxelles non si rendano conto, a meno che non siano complici e non siano finanziati e non siano alleati. Perché il dubbio che qualcuno al governo, nei paesi e in Europa, sia finanziato e alleato del terrorismo islamico, il dubbio ormai mi viene. Tre parole semplicemente per dire che voglio ricordare che la grande responsabilità della situazione in Libia è dovuta al comportamento di Nicolas Sarkozy, che intervenendo in Libia ha fatto sì che i fondamentalisti islamisti siano arrivati al potere, che hanno immediatamente applicato la Sharia e hanno fatto sì che la Libia sprofondasse in un caos spaventoso. Credo che gli Stati Uniti dovrebbero smetterla col portare la guerra dovunque. Hanno commesso errori multipli e numerosi e molti popoli ne stanno oggi pagando le conseguenze, tra cui il popolo libico, il popolo siriano, iracheno e tutti i popoli europei che subiscono a causa di queste destabilizzazioni, subiscono flussi migratori di massa. Credo che in Libia, per la Libia bisogna fidarsi dell'Egitto. Ritengo che l'Egitto sia probabilmente uno dei paesi in grado di stabilizzare la Libia. Spesso abbiamo tendenza a dimenticare la diplomazia regionale nel nostro mondo, perché si è sottoposti all'idea secondo cui gli Stati Uniti ovunque e dovunque devono essere il gendarme nel mondo. Beh, io non sono di questo parere e ritengo che fidarsi di paesi come l'Egitto o gli Emirati Arabi Uniti significa trovare una soluzione, una via d'uscita per la Libia e ritrovare una forma di stabilità, ovvero ritrovare uno Stato, perché se non c'è Stato in quei paesi esiste la Sharia. Beh, la mia prima risposta alla sua domanda sarebbe: dovremmo cominciare a combattere il terrorismo islamico nel nostro continente. Possiamo parlare della Libia, della Siria, ovviamente sono aspetti importanti questi, ma abbiamo avuto, continuiamo a avere tanto terrorismo islamico a casa nostra, pensiamo a quanto è successo a Parigi, in Francia, ma anche ad Amsterdam, a Londra, a Madrid prima di allora. Ma stanno gestendo l'ISIS a casa nostra, i governi europei, il mio stesso governo. Come fa a impedire la gente di andare in Siria?
Non li sta lasciando andare in realtà. Dovrebbe lasciarli andare ma non consentire loro di tornare. Fanno l'opposto invece con i terroristi. Impediscono loro di andare e poi consentono loro di ritornare. Questa è la situazione attuale. Ecco perché in Europa oggi abbiamo una potenzialità enorme di attacchi, minacce terroristiche. Abbiamo dei confini aperti. Insieme al flusso di richiedenti asili si diceva non sarebbero arrivati terroristi, ma questa è una menzogna. Dobbiamo combattere prima l'ISIS in Europa, in Olanda, in Francia, in Austria, prima di pensare agli altri paesi fuori del territorio europeo. Per quanto riguarda la Siria in generale, io sono un non intervenzionista, devo ammettere che nel caso della Siria ci dovrebbe essere un'eccezione, perché il mio paese ha sostenuto appunto il bombardamento dell'Iraq con gli F-16 e forse presto, dopo il partner di coalizione del primo ministro ha dichiarato che avrebbero consentito l'attacco in Siria, lo faranno magari. Devo dire che sostengo questa azione militare perché dobbiamo interrompere l'azione dell'ISIS in Siria. Non sono in favore delle truppe a terra, questo è un compito dei paesi arabi, spetta loro rimettere ordine nella propria regione. Vorrei ricordarvi che l'Austria, nella propria Costituzione, è uno Stato neutrale, di conseguenza noi dobbiamo tutelare la nostra neutralità. Ora, noi abbiamo uno sviluppo, come ha detto Wilders, nella fattispecie la lotta contro il terrorismo deve essere condotta in Europa. Non dobbiamo consentire l'ingresso in Europa ai terroristi per consentire loro di creare una struttura con una società parallela. Noi sappiamo che gli attentatori di Parigi sono passati dall'Austria per raggiungere poi Parigi. Sappiamo che diversi attentatori hanno soggiornato per un certo tempo in Austria, anche in centri di accoglienza gestiti dagli esponenti dello Stato e del governo e finanziati appunto dal governo, hanno creato una vera e propria società parallela e delle reti parallele. Quindi ci dobbiamo chiedere per quale ragione questa società parallela non viene distrutta altrove, perché gli esponenti dell'islamismo radicale non vengono rimpatriati ed espulsi. E questa è la realtà in Europa ed è qui che dobbiamo intervenire. E se chiedete appunto come dobbiamo valutare lo Stato islamico e come possiamo in qualche modo contenere questa diffusione, chi ha creato questo mostro, i conflitti in Medio Oriente, poi abbiamo gli Stati Uniti che si sono definiti i poliziotti o i gendarmi del mondo e intervengono in queste regioni. A volte abbiamo l'impressione che gli Stati Uniti vogliano assurgere a giudice mondiale ed è qualcosa che noi osserviamo con grande criticità. Non ha senso lasciare devastazione e distruzione negli altri paesi e questa è la triste realtà e io spero che i giovani che sono giunti in Europa, mi chiedo per quale ragione abbiano lasciato le proprie donne, i propri figli in patria e mi chiedo se saranno disposti a proteggere i nostri figli e le nostre donne. Perché quindi invece non liberano il proprio Stato e quindi le proprie donne, i propri figli da chi ha imposto appunto un approccio politico diverso. Grazie, non so se c'è tempo per l'ultima domanda perché ringrazio i relatori, ringrazio anche i giornalisti e le traduttrici. Vi posso dire che quello su cui stiamo lavorando e lavoreremo, visto che oggi ci siamo occupati di sicurezza, di immigrazione, di controllo, il secondo grande crimine che viene perpetrato da Bruxelles è quello contro il lavoro. Noi stiamo svolgendo anche un ruolo di difesa del lavoro che avrebbero dovuto svolgere i sindacati e la sinistra.
Teoricamente a questo tavolo, secondo qualche giornalista, c'è l'estrema destra, invece a questo tavolo c'è l'alleanza in difesa del lavoro, perché l'immigrazione fuori controllo sta creando 25 milioni di disoccupati in Europa. Quindi io domando dove sia la sinistra con le politiche sulle banche, sulla finanza, sull'agricoltura, sul commercio, sull'eliminazione dei dazi. Limitare l'immigrazione significa rilanciare il mondo del lavoro nei nostri paesi. E quindi ci sostituiamo anche a quelle cosiddette sinistre, a quelle cosiddette forze sindacali che di lavoro ormai non si interessano più, perché almeno in Italia si preoccupano più dei loro amici banchieri. Non so se c'è tempo per l'ultima domanda, là in fondo. Veloce la domanda. No, urlala. Italiano, non è su. Buongiorno, sono Ugo Appaventi del telegiornale della Sette, una domanda per la signora Le Pen. Abbiamo visto in questi giorni un atteggiamento molto differente fra l'Italia e la Francia in occasione della visita del leader iraniano Rouhani. Volevo chiedere una sua opinione. L'Italia, come avrà visto, ha deciso di coprire le statue dei musei capitolini a Roma, mentre in Francia, dal momento che Rouhani non voleva bere vino, è stata sostanzialmente fatta saltare la cena rinviando l'appuntamento al pomeriggio. Volevo una sua opinione su quello che è successo a Roma sulla questione delle statue. Grazie. Credo che se un dirigente europeo si fosse recato in visita in Iran e se, vista la sua cultura, fosse rimasto molto scioccato dal burqa, per esempio, con anche delle retine talvolta di fronte agli occhi, mi domando se i dirigenti iraniani avessero chiesto alle donne di non portare il burqa? Non credo. Personalmente non spetta a me imporre il nostro modello agli altri paesi, però i nostri valori sono i nostri valori, la nostra cultura è la nostra cultura, il nostro modo di vivere è il nostro modo di vivere. Nessuno è costretto ad adottarlo, però credo che ognuno debba rispettarlo. E quindi mi sembra abbastanza ridicolo il fatto di aver appunto coperto queste statue. E per giunta appartengono a un patrimonio culturale immenso. Non credo o non so se sia una richiesta di Rouhani o se, come sempre succede, siamo stati un po' troppo zelanti. I nostri dirigenti sono stati forse troppo zelanti. Ma sicuramente è abbastanza ridicolo. Diciamo che questo è il minimo che si possa dire.